Ciao a tutti, penso che inizierò a parlare subito perché credo che la live, questa live, la salverò. Purtroppo sono ricapitata in questa situazione e sinceramente io ho dato un fatto realmente accaduto per far capire com'era Giorgia realmente. Ma Patrizio vuole creare altro drama. E ovviamente smentisce i fatti accaduti che sono successi. E io sinceramente di passare dalla parte della cattiva non mi va. Sinceramente non mi va tanto giù. Quindi, siccome mi sono stufata, ho deciso di raccontare per filo e per segno la storia di Ibiza. Siamo partiti per Ibiza a maggio, verso il 25 maggio. Siamo stati lì 3 giorni. I primi 2 giorni io ero, come posso dire, ero quella emarginata dal gruppo. Ok? Tipo nessuno mi parlava, nessuno voleva parlare con me. Perché? Perché Giorgia aveva raccontato la storia in maniera molto fantasiosa a tutti. Ma robe che non so, cioè, lì proprio l'aveva raccontata veramente tanto grossa, robe di pistole, coltelli, cioè cose che non stavano veramente né in cielo né in terra. E infatti io non capivo come le persone potessero credere a una cosa del genere, perché dico, cavolo, ma tu mi conosci, cioè, voi sapete come sono, ma perché credete a una cosa del genere? Cioè, com'è possibile? Vabbè, quindi per questi 2 giorni è andata un po' così. Fatto sta che nulla, l'ultimo giorno usciamo fuori a cena tutti insieme e io stavo a fine cena, stavo parlando con una ragazza tranquillamente del fatto che era successo tra me e Giorgia, tra me e Briside e Giorgia. Comunque io non gli ho raccontato nulla per il semplice fatto che una questione non è ancora risolta del tutto. E non è stata chiusa, quindi i problemi miei Briside e Giorgia rimangono miei Briside e Giorgia. Se poi lei lo va a raccontare in giro e dice cose, non ha molto, molto senso, però vabbè. Fatto sta che tutti hanno creduto alla storia di Giorgia, quindi questa ragazza mi stava parlando, stava cercando di capire il semplice fatto che cosa era successo, cosa non era successo, e io continuavo a dirle: ma tu non c'entri in questa storia, cioè perché arriva Patrizio a braccetto con un altro ragazzo. Arrivano lì dove ero io mentre stavo parlando con questa ragazza e Giorgia era lì che stava guardando tutta la scena. Arriva lì e Patrizio, bam, mi tira uno schiaffo. Io rimango così, proprio non capivo cosa fare e questa cosa non ve la racconterà mai, ve lo giuro che questa cosa non ve la racconterà mai perché non lo so, non so perché, però penso si sputtanerebbe un po'. E fatto sta che gli tiro un calcio, però per sbaglio prendo il suo amico nelle palle e lui nelle costole. Dopo questo calcio, Patrizio. Vi mimo proprio la scena. Potevo morire. Mi poteva mancare il fiato e potevo morire. Io, veramente sconcertata, lo guardo ancora più arrabbiata e gli dico: cosa? Cioè, mi hai tirato uno schiaffo e in più cosa fai? Fai la vittima pure. Fatto sta che non gli è andata giù il fatto che io stavo, cioè, comunque non mi andava bene il fatto che lui stesse facendo la vittima. Allora lui dice: tu esci con persone di merda. Tu 5 mesi fa non l'avresti mai fatta una cosa del genere. E io: cosa? Ma cosa c'entrano i miei amici, le mie amicizie? Cose che non ti riguardano, non sai neanche con chi esco, cosa faccio? Fatto sta che niente, questa ragazza con cui stavo parlando del fatto di Giorgia interviene e lo spinge via e iniziano a parlare tra di loro, lei, il suo amico e Patrizio. Fatto sta che io scappo via piangendo, chiamo subito Brisida e gli racconto la storia e un'altra ragazza che ha passato
tutti i giorni con me, letteralmente tutti i giorni con me, anche se sapeva che io ero esclusa, lei stava sempre con me. E non gli importava di quello che dicevano gli altri, cosa dicevano gli altri, lei stava sempre con me. Fatto sta che mi vede correre via piangendo al telefono con Brisida e viene e mi rincorre. Mi tranquillizza un attimo, mi asciuga le lacrime, mi dice come stai, cosa è successo, cosa non è successo. Comunque mi tranquillizza, mi fa stare tranquilla e fa dai ti va se ritorniamo di là? Quindi cosa succede? Prendo e torno di là. Dagli altri, fatto sta che Patrizio e Giorgia a una certa vedendomi lì fanno noi ce ne andiamo a casa e se ne sono andati. Questa è la storia, punto. Fatto che lui mi dica i miei genitori mi hanno educato bene, non lo metto in dubbio che i tuoi genitori ti abbiano educato bene, però il fatto che tu mi abbia tirato uno schiaffo è una cosa grave e il fatto che si prenda sotto gamba una cosa del genere non è normale. Il fatto che, cioè io dico, Giorgia scusami, io mi sono scusata con Giorgia per il fatto di non essere intervenuta, ma Giorgia non si è scusata con me, lei non è intervenuta, lei ha visto tutta la scena ma lei non è intervenuta. Comunque, volevo anche aggiungere questa cosa, anche se le persone sono d'accordo sul fatto di registrare la chiamata, non sono d'accordo sul fatto di pubblicarle sui social, quindi evito di farlo. E niente, adesso se avete qualche domanda vi rispondo. Comunque penso che salverò la live e tutto. Dovete capire che io mi metto un foglio davanti, cioè tipo questo foglio bianco, ok? Sono messa sto foglio bianco davanti ai commenti, perché sennò io vado nel pallone, mi perdo, guardo i commenti e non riesco più a stare dietro alle cose. Vabbè, se avete domande io sono qua per rispondervi. Perché continuate? Per il semplice fatto che lui non dice la verità. E a me sta cosa mi dà fastidio, perché dico, cavolo, cioè, com'è possibile? E in più mi fai passare per la stupida, cioè, mi fai, ma perché non l'hai detto prima? Perché non hai reagito? Come? Ti ho tirato un calcio, perché non lo dici? Perché non dici che hai fatto pure la vittima quando ti ho tirato un calcio, che mi hai detto potevo morire, mi poteva mancare il respiro, io potevo morire? Ma, cioè, come? Mi hai tirato uno schiaffo e in più fai la vittima, ma non sto capendo, cioè. No, non mi sono scritta niente su sto foglio, non ho scritto niente, cioè guardate, non ho niente, non mi sono scritta niente, perché tutto quello che dico io è vero. Cioè, assurdo. Vabbè, sei stupida è diverso, perché dovrei essere stupida? Perché dovrei essere stupida? Perché sarei stupida? Cioè io ho reagito e ha reagito anche un'altra persona. E lui dice, nessuno di quelli che ha visto ha reagito e non ha fatto niente. E invece sì che l'hanno fatto. E invece sì. Cioè, in primis io, e poi l'altra ragazza che era con me stava parlando con me. Vabbè, c'è da dire che comunque veramente, cioè, io ho preso uno schiaffo da un ragazzo, cioè comunque è violenza, non so se riuscite a capirlo, è violenza raga, non è che è una cosa da poco, non so, a quanto pare non... Il motivo dello schiaffo, adesso ve lo racconto, il motivo dello schiaffo è perché Giorgia ha raccontato tutta la storia tra pistole, coltelli e cose, e Patrizio è venuto lì e sapeva che stavo parlando con questa ragazza di sta cosa, ha preso e mi ha tirato lo schiaffo. Ecco la motivazione, c'è? No.
Ma senz'altro, anche violenza tra donna e donna non è accettabile, cioè sono la prima a dirlo. Raga, non so voi come tirate i calci, ma io ne tiro prima uno basso e uno alto. Ho fatto kickboxing, scusatemi, lo dico, non lo faccio più da anni ormai, però io tiro i calci così, non so voi come li tirate. Cioè, ma infatti io sono meravigliata tantissimo dal suo amico che ha visto tutta la scena ed era ancora abbracciato con lui. E, cioè, ma infatti, guarda, non parlo proprio perché... Non siamo andati... Siamo andati a maggio. Siamo andati a maggio, 2 settimane dopo che è successa la cosa tra me, Brisida e Giorgia. Raga, ma, cioè, ma poi io potrei mai fare un'accusa così grave a una persona? Cioè, lui mi ha detto che mi ha denunciato, mi ha chiamato 20 volte, ve lo giuro. No, scusa, vabbè, 20 volte. Mi ha chiamato 2 volte, ok, 2 di numero, dove mi minacciava di denunciarmi e tutte queste cose. O a me ancora i carabinieri non mi hanno chiamato per dirmi vieni a ritirarti la tua denuncia. Sincero. Cioè, e poi io queste cose le dico qua, poi basta, cioè, ci vediamo in tribunale, sei denunciato, bene, non vedo l'ora di fare la mia controdenuncia, sei denunciato, bene, sono contenta, finalmente, non si farà giustizia. Poi vediamo lì chi ha ragione o chi no, cioè, dato che sui social vuoi esporti tanto e dire no, non è vero, assolutamente no. Cosa? Raga, ve l'ho già spiegato. Le prove che ho, ok? Le persone che io ho detto che stavo registrando la chiamata hanno consentito al fatto che io registrassi la chiamata, ma il punto è un altro. Acconsentono al fatto di mettere le prove su, cioè a un tribunale, dare le prove a un tribunale, queste cose qua, ma non a metterlo sui social, è normale, cioè... Per lavoro eravamo in vacanza insieme. Raga, la roba è successa. Cioè, allora, perché l'ho raccontato adesso e non l'ho raccontato prima? Per il semplice fatto che io sta cosa me la volevo tenere per me. Ma il fatto che Giorgia mi accusasse di una cosa, ok? Che poi lei ha fatto la stessa cosa, mi ha dato abbastanza fastidio. Infatti ho detto... Wait, calmati un attimo, cioè, cosa stai dicendo? Io però, il problema è che la differenza, che io mi sono scusata, lei no. Infatti, sto aspettando le scuse, ma mi sa che non arriveranno perché... Mi sa che arriveranno direttamente in tribunale queste scuse. E ricordatevi che la verità andrà sempre avanti, sempre, sempre. Le bugie hanno le gambe corte. Spiace. Sì, raga, sta cosa andrà dagli avvocati, ma è ovvio, è normale. Cioè, non c'è altro da dire, ma io non vedo neanche, cioè, io non vedo l'ora.
Cioè, sono proprio contenta e dico, oh, almeno si fa giustizia una volta per tutti. Tu ammetti di avermi tirato uno schiaffo. Ma perché sta cosa non può andare avanti? Cioè, come fai a negare una cosa del genere? Cioè, e poi dire, è una cosa campata per aria, l'ha detto per pararsi il culo. Ma io, cioè, adesso è una cosa da fuori di testa se io mi fossi inventato una roba del genere. Adesso va bene tutto. Cioè, mi sono inventata anche il fatto che tu hai fatto la vittima. Ah, potevo morire. Ma già, mi hai tirato uno schiaffo in faccia. Ti sei preso un calcio e più, potevo morire. Vabbè, raga, basta. Non parlo più. Sì, comunque ho un audio, sempre lui registrato e sapeva di essere registrato, dove lui acconsentiva la registrazione, dove dice... Ovvio che i miei amici testimonieranno il falso. Mi dispiace. Poi ho altri audio dove... Cioè, altri audio. L'altra chiamata dove dice... No, io quel giorno non sono uscito. Io per tranello apposta cosa ho fatto? Io ho detto un nome di una persona che era presente nella vacanza, ma in quel momento non ha visto. E lui cosa ha detto? No, ma quella persona non c'era quel giorno. Ma come, tu hai detto che non c'eri, non eri proprio presente? Ma ho un sacco di cose, ma anche di altre persone, quindi, cioè, ovviamente non le metto qua perché mantengo la privacy delle persone e, sinceramente, se hanno consentito già a fare una cosa del genere e dire la verità sul telefono per poi mostrarlo ovviamente al giudice, ovvio che non le metto qua, cioè non ha senso. Infatti aspetto la denuncia con ansia, spero che mi chiamino al più presto, perché ancora non mi hanno chiamato, perché solitamente quando si denuncia ti chiamano subito, non è ancora successo, quindi spero che mi chiamino al più presto e mi dicano vieni a ritirare la tua denuncia. Detto questo, baci, ciao.